5 km alla conclusione di questa mitica tappa dell'Alpe d'Huez, al comando il corridore olandese Kruiswijk, a 50 secondi di vantaggio sul francese Bardet, a 1.03 il gruppetto dei migliori, naturalmente con la maglia gialla Geraint Thomas, con Bernal il colombiano che guida le danze, e con Christopher Trufrum in terza posizione, Vincenzo Nibali in quarta posizione, poi abbiamo visto Roglic in quinta posizione e ancora il corridore della Movistar Mikel Landa-Meana. Nel frattempo una notizia amara, perché un lutto ha colpito il mondo del ciclismo: si è spento Paolo Zani, che per anni è stato presidente del team Liquigas, la squadra che ha fatto crescere fra gli altri campioni come Vincenzo Nibali, Elia Viviani, Peter Sagan, che ha rilanciato Ivan Basso e che ha fatto anche correre Alessandro Vanotti. Rapidamente, Vanotti, un pensiero per Zani. Un pensiero caloroso a lui, un pensiero veramente con affetto, lo ricordo quest'oggi perché ha dato tanto al ciclismo, e oltre a essere il presidente, il patrone, era qualcosa di più, veniva alle corse, era lui che ci dava forza, anche qui al Tour de France era sempre presente, veramente un appassionato, una grande perdita per il ciclismo, condoglianze. 4 km 600 metri alla conclusione, sta per esaurirsi lo sforzo micidiale del colombiano Bernal, adesso Geraint Thomas in prima posizione e alle sue spalle Christopher Froome. Questa è la fotografia della tappa, mancano 4 km e mezzo, 51 secondi il margine di vantaggio del povero Kruiswijk, 10 secondi il ritardo da parte del francese Bardet. È scattato Geraint Thomas, sì, la maglia gialla con Christopher Froome in una nube di fumo è scattata e sono già andati a riprendere Bardet. Pazzesco, Vanotti. Pazzesco, no. Attenzione, caduto Nibali. Caduto Nibali. Caduta di Nibali, caduta in salita di Vincenzo Nibali, dolorante al fianco, evidentemente non colto dalle telecamere nel momento dello scatto di Christopher Froome. Nibali ha avuto uno scarto, è caduto, si contorceva al fianco. Mi è sembrato di vedere Froome lamentarsi con le moto durante lo scatto, non vorrei che ci sia stato un rallentamento brusco e sia caduto per quello. Nibali è caduto mentre sta partendo all'attacco Christopher Froome. Geraint Thomas è in quinta posizione, ma Vincenzo Nibali è attardato per questa caduta. Chiappucci, non ci voleva, diavolo, questa sfortuna per Nibali. Non abbiamo visto quello che è successo in realtà, ci sono saputo della caduta, poi ci sarà più tempo dopo per capire. Certo che praticamente a questa situazione è quella che non ci voleva per Nibali, perché ormai non ha più tempo di entrare, non rientrerà più, non si sa se si è fatto male perché era per terra, sembrava che avesse male alla costola o alla gamba, questo non si capisce. Sta di fatto che davanti ormai sono in piena competizione, in guerra, quindi abbiamo tutti dei dubbi su Nibali, sperando che possa almeno salvare il salvabile oggi. Davanti ormai la corsa è fatta. Sì. Nel frattempo ti dicevo che a 3 km e mezzo Froome è andato a prendere Kruiswijk, un'altra dimostrazione di potenza da parte di Froome, mentre la maglia gialla di Geraint Thomas insegue a 10 secondi. Vanotti. Sì, Geraint Thomas oggi la maglia gialla era in modalità gregario, un po' strana da vedere, ma l'ha detto anche lui ieri che il capitano assoluto è Chris Froome, infatti questa tattica lo sta confermando. Ricordiamo dunque Wiggins il primo capitano, Froome era il gregario, poi si sono ribaltati i quadri e il gregario è diventato Dumoulin, comandante. Dumoulin pedala molto forte, è bello vederlo così, è peccato per Vincenzo perché io lo vedevo pedalare molto bene e avrebbe lottato fino alla fine con loro, peccato. Davvero non ci voleva per disdetta questa caduta inopinata di Vincenzo Nibali in salita, forse una motocicletta ha ostacolato il corridore italiano della Bahrain Merida. Scusa Claudio, è ripartito Nibali con la speranza che possa riagganciare per esempio Mikel Landa-Meana, che stava perdendo contatto dal gruppetto dei migliori. Scusa per l'interruzione, a te la linea, ma volevo tranquillizzare gli spettatori, i radioascoltatori, che Vincenzo Nibali ha ripreso a salire in bicicletta. Ricordiamo dunque la situazione di corsa: al comando un quartetto che sta per diventare un quintetto, si tratta della maglia gialla Geraint Thomas, si hanno occupato totalmente la sede stradale, Nibali è ancora all'inseguimento, dopo Dumoulin ci sono Geraint Thomas, la maglia gialla, e la maglia bianca di Christopher Froome, e poi il francese Romain Bardet,
si accoda adesso uno stralunato Michel Landamiano, una grande fatica, tenace come tutti i baschi, tenace come tutti i baschi, Vanotti. Sì, Landa è tenace, però mentre adesso riparte Bardet a ruota Froome, entusiasmo del pubblico francese, 2 km 600 metri alla conclusione, ma Romain Bardet sta dando fondo a tutte le energie, direi anche soprattutto psicologiche. Sì, fa bene a provarci, fanno un gioco psicologico tra di loro. Comunque Froome non riesce a staccare Geraint Thomas e questo diventa un po' difficile verso il suo cammino per la vincita al Tour, e il nostro Vincenzo comunque non è lontano, sta reagendo molto bene. Speriamo, ha già raggiunto Kruijswijk che si è staccato dalle prime posizioni del gruppettino di testa, sempre al comando il corridore francese Romain Bardet. In seconda posizione vedo Tom Dumoulin, mi pare la maglia di Tom Dumoulin, Christopher Froome in seconda posizione, poi la maglia gialla di Geraint Thomas e Tom Dumoulin in quarta posizione. Bardet è stato ripreso, mancano 2 km 200 metri dalla conclusione. Chiappucci, mentre sta partendo Dumoulin, ha sentito gli insegnamenti colti dal diavolo e in grande forma Tom Dumoulin ha dimostrato anche nella tappa di ieri, quando ha sprintato ed ha superato in volata Christopher Froome, di essere in grandi condizioni. Froome ha ceduto rispetto a Geraint Thomas. Vai. Infatti ti volevo dire, prima che poi non sono riuscito a terminare, ho visto che parlottavano Geraint Thomas e Dumoulin. Non so se questa cosa sia stata una conseguenza. Non so se Geraint Thomas vuole fare la sua corsa o non lo so, lo vedremo. Però questo parlottare tra loro due l'ho visto. È indicativo. 2 km all'arrivo, scusa Claudio, ma ci sono 35 secondi di ritardo da parte di Nibali, che ha raggiunto e superato Kruijswijk e sta cercando di recuperare il terreno perduto al chilometro meno 4. Adesso siamo ai meno 2 e si è riformato in testa un quartetto composto da Geraint Thomas, da Christopher Froome, da Tom Dumoulin e da Romain Bardet. Dei quattro, quello che mi sembra il più lucido mi pare Dumoulin. Vanotti. Sì, è molto lucido e adesso si giocheranno penso la vittoria in volata, e il nostro Nibali, se vanno avanti così, favorisce un po' il rientro di Nibali o comunque fa sì che non perda troppo e riesca magari anche a rientrare. Peccato, magari certo aspettarlo dopo una caduta in salita non si può pretendere durante uno sforzo del genere e in quella tensione lì, però dai, gli auguro di rientrare, cavolo. Nibali a 1,5 km dal traguardo, il ritardo è di 52 secondi a 1,04 Quintana e Fluxan, la testa della corsa composta dai magnifici quattro, vale a dire Geraint Thomas, Christopher Froome, Tom Dumoulin e Romain Bardet. Quartetto notevole, peccato per la sfortuna di Nibali, ma oggi abbiamo visto veramente, come ricordavano Claudio Cappucci e Alessandro Vanotti, un ottimo Tom Dumoulin. 1,2 km alla conclusione per il quartetto dei battistrada, che sono la maglia gialla di Geraint Thomas, la maglia bianca bordata di nero della formazione della Sky con Christopher Froome dorsale numero 1, la maglia bianconera stile Juventus di Tom Dumoulin, la maglia marrone e azzurra di Romain Bardet. Vincenzo Nibali scatta sui pedali, è in quinta posizione, sta cercando disperatamente di recuperare il terreno perduto nella inopinata caduta. Adesso il quartetto, cui si è accodato anche Michel Landamiano ed è un quintetto al comando, è agli 850 metri dalla conclusione, dunque ci sarà all'Alpe d'Huez un arrivo in volata, a meno che negli ultimi 800 metri qualcuno non prenda decisamente la Ford, mentre sta recuperando anche Nairo Quintana, dorsale 71. Ma mancano pochi e centinaia di metri, sempre Dumoulin in prima posizione con Geraint Thomas in seconda posizione. Parte proprio il corridore della Movistar, Michel Landamiano. Vanotti. Sì, ha provato a anticipare, però non so se riesce a vincere la tappa. Vincenzo
Vincenzo comunque ha avuto una reazione di forza incredibile, dimostrazione che stava pedalando veramente forte oggi e avrebbe potuto giocarsi la tappa. Comunque sta limitando i danni, bravissimo. Michel Landamean al comando, mancano 400 metri alla conclusione, in seconda posizione Geraint Thomas, leggermente staccati Dumoulin e Christopher Froome, al comando sempre il corridore della Movistar Michel Landamean, ma è partito Geraint Thomas, curva sinistra, supera tutti. Geraint Thomas che ha uno spunto vincente, notevole, prepotente, bravissimo, a 150 metri dalla conclusione il corridore con la maglia gialla va a vincere, precedendo Tom Dumoulin, vince a braccia alzate il corridore Geraint Thomas, lo spirito del Galles in vetta all'Alpe d'Huez. In seconda posizione si è classificato Tom Dumoulin, terzo Romain Bardet, poi in quarta posizione Christopher Froome, in quinta posizione si è classificato Michel Landamean, arriva Kruijswijk, arriva anche Vincenzo Nibali che ha limitato le perdite, ha fatto un'impresa straordinaria, meno di 20 secondi Vanotti. Bravissimo, è come se avesse vinto Vincenzo oggi, è bravissimo, è quasi rientrato, se non fosse partito Landa sarebbe arrivato coi primi. Comunque oggi poteva giocarsi la tappa, la vittoria di tappa Vincenzo. È stato sfortunato ma ha limitato i danni. Secondo successo consecutivo per il gallese della Sky, Geraint Thomas, dopo aver vinto ieri alla Rosière, la maglia gialla ha domato anche l'Alpe d'Huez. Thomas ha preceduto di 2 secondi l'olandese Dumoulin, di 3 secondi il francese Bardet e il suo capitano Froome. Nibali, campione di sfortuna, urtato da una motocicletta della gendarmeria a 4 km dall'arrivo, è caduto ma ha recuperato, giungendo settimo a 13 secondi. Nibali. In poche parole, c'era Bardet che era circa 10 secondi di vantaggio così, e in mezzo c'era Le Monde, in quel punto si stringeva tanto la strada, non c'erano le transenne, c'erano 2 moto della polizia. Io quando ho accelerato Froome l'ho seguito, stavo anche bene, e poi c'è stato questo rallentamento e sono andato giù. Tappa che ha visto l'attacco dell'olandese Kruijswijk nel giorno dei ritiri eccellenti di Uran, Groenewegen, Gaviria e Greipel. Nuova classifica generale, in maglia gialla Geraint Thomas a 1,32 Froome, a 1,50 Dumoulin, a 2,37 Nibali.